Amici di Fanner, seconda gara della Lega Calcio 8 Serie A2 al Circolo Sport City. Si affrontano adesso Rosa Rossa Shanghai e Cacio e Pepe. Doveva essere l'azione che portava al vantaggio, ancora che si continua a giocare. Il destro, il tiro! La palla che attraversa tutta l'area e però si spegne fuori. Il tacco, poi il contrasto con lo russo. Ottimo il numero 7 che tira! Zottoli, grande intervento. Battuta. Due in barriera per Zottola. Il destro! Il portiere così così scarabocchia l'intervento. Fa tutto di destro. L'appoggio basso. Poi la difesa bassa con il tiro verso la porta. Conclusione interessante che finisce di poco fuori. Panella basso, poi verso il capitano anche con una certa stizza. Il numero 6, erroraccio qua. Armato il destro, ma la grande risposta di Ciarafoni. Zei, intanto qua Facioni, dall'altra parte. Solo con l'uscita, il patatracca che stava per arrivare tra il portiere e il difensore. Gli uomini in bianco-nero. Ancora una volta sotto sulla sinistra. La triangolazione molto bene qui. Azione da manuale, ma grande intervento del portiere. Ciarafoni c'è. Ecco Facioni. Facioni, il sinistro. Malissimo qua il numero 10. Anzi no. Si va al tè caldo. Qui fa veramente freddo. 0-0. Partita a reti bianche ancora tra Rosa Rossa Shanghai e Cacio e Pepe. Poi buono qui questo lancione. Ottimo buco della difesa. E ancora una volta altra occasione divorata della Rosa Rossa. Sulla sinistra il cross, il colpo di testa. Arriva il portiere che subisce un fallo. Non finisce l'azione. Ed è gol, o forse viene annullato. Vediamo l'arbitro cosa dice. Gol, gol, rete, rete, è il vantaggio della Cacio e Pepe. Furibonde le proteste, ma inutili, vantaggio Cacio e Pepe. Ancora al centro dell'area, il tiro, a rimorchio, e arriva lo spettacolare pareggio. La Rosa Rossa alla fine viene premiata con tutti questi, con tutte queste azioni per l'1-1. Zei ancora, lo spunto per lo russo, e arriva ancora una volta il 2-1, inevitabile buco di difesa in cui lo russo non ha pietà, fa 2-1. Ecco uno schema, male qua, ma il sinistro che arriva, Zottola, ancora una volta, che cosa gli ha preso? È fuori dai pali il portiere, è rientrato, ma comunque 3 contro 1, e arriva poi il sigillo finale, è il 3-1, è game over qua a Sport City. Purtroppo punita troppo severamente, e adesso arriva il verdetto finale. Lo scontro d'alta classifica viene vinta dalla Cacio e Pepe con un perentorio 3-1.